Good morning, buongiorno, hello! Allora, parlo poco oggi, I'm not going to say very much today, we're just going to go more into action. Just before we start anyway, let's sit on our chair, feel the weight going down, the head going up, feet in the floor. Non voglio parlare molto oggi, vediamo. Comunque voglio che il peso va giù nella sedia. La testa si allunga verso l'alto e sentiamo bene i piedi che hanno contatto col pavimento. Chiudiamo gli occhi un momento e respiriamo. So just gonna close our eyes and just breathe for a moment, feeling how we are, sentire come stiamo. Allunghiamoci verso su, just gonna stretch up into the sky. Really stretching it all up. Head slowly left to right and up and down. Giriamo testa lentamente, destra e sinistra, avanti e indietro. Non c'è bisogno di andare troppo indietro, we don't have to go too far back. Feel, respect our necks. Rispettiamo il collo, non dobbiamo andare troppo indietro. Benissimo. Respirare. Breathing. Hey Cali, ciao! And down. Same thing, but the backs of the hands. Stessa cosa, ma dietro le mani, le palmi, i dorsi delle mani uniti. Su, su, su. Up in the air, stretching. And down. Third variation, we go up and we come down, bending our arms. La terza variazione, andiamo su e andiamo giù così, uniamo anche pollice e indice, è una bella immagine così. Quindi su, aprire bene i gomiti, open the elbows well e respirare. Giù.
riposiamo un secondo le braccia, just gonna let the arms rest a second. Very gently sideways. This again, twisting gently, non ci sforziamo, don't do too much, feel your limit, sentire il limite, non se no fa può dare fastidio alle coste un po'. Bene, very good. Così delicati, so very delicately just stretching the back of the arm. And the other. Ora. Facciamo prima così, uniamo le mani così, indietro, so opening back, and then behind and go down. Se può essere che non si alza per niente, per poco le mani, però se rimangono così, se no andate giù. So do whatever your shoulders permit you to. So if you like this, that's also cool. But if you can, go a little bit further, breathing, respirare. Testa giù, lower your head down. Piano tornare, un po' impegnativo, però sentire il beneficio. It's a bit more intense, but you can feel the benefits now, how it's loosening the body. Ok, poi stendiamo la gamba, stessa cosa con una gamba distesa. So we just lengthen one leg. Show on the side, just doing this, sit well on the chair, sediamoci bene sulla sedia, e vediamo un po', può essere pure che facciamo così, o così. Tornare. The other side. Tornare. Bene, aprire di nuovo le gambe. E questo. Allungare, so lengthening, breathing.
Nardium. The other side. Prima di fare altre cose sulle anche, le sciogliamo un po'. Before going to doing some other things for our hips, just loosen our hips with some circles. Change. Okay, very good. Change. Change. Perfect. Allora, una gamba fuori così, l'altra sempre seduti sulla sedia. This back leg is stretched long. The foot is pointing at a side diagonal. Il piede punta a un diagonale, questo qua punta avanti e sentiamo qui che apre. Mettiamo la mano sulla sedia e dritti su. So sitting up straight and you can feel it in here opening. Un po' in alto dietro, poco, a little bit up in the air and back a bit. Ok, brilliant. Change. Leg straight as you can anyway, dritto come potete. Siamo comodi sulla sedia. Se viene un crampo, lascia stare. If we get a cramp, then just like take it easy, really easy, perhaps put the foot more further forwards. Forse mettiamo la gamba più in diagonale in avanti. Cerchiamo di stare dritti però con il bacino, questa rilassa un po' di più qui. So we're trying to sit forwards like this, ok. Dritti. Un po' alto indietro, a little bit up and back. Very good. Allora, giù. Su, cambio,
Sì, giù. Rilassare giù. So just gonna relax down a moment. Feeling the back lengthening. Sentiamo la schiena che si allunga. Piano su, non veloce come me. Very slowly coming back up. Not quite so fast as I did it. Profonda. Piedi. So we're gonna do a bit of a shake walk, a shaking walk. Shaky walk. Facciamo una camminata un po' che ci scuotiamo un pochettino, poco. Molto sciolto, una camminata molto sciolta. Really loose walking and change direction. Ok. Brilliant. Piedi su, put a foot up, and we're just going to put hands to the sides like this. E respirare. Dà fastidio, fate dare poco, stare anche così, anche così. So if this is too intense, just stay like this already. But if you can, bend over a bit. Ma se è comodo, piegatevi un po' sul fianco. Ok. E un po' giù, avanti questa. Piano, piegare le gambe, aiutarlo giù. So helping her take her leg down afterwards. Okay. So the other side. Or like this, if this is comfortable, rimaniamo così, se è comodo così, se no un po' pieghiamo.
Nari dolcemente. O con la mano sulla sedia o le mani vicino ai piedi. So either the hand on the back of the chair or the hands like either side of the foot or on the leg even. O qua, se riusciamo andiamo un po' più giù. So either stay here like this, or if you can, go a little bit further down. Brilliant! The other side. So either like this. This already feels here, la sentiamo qui già. Però se... giù. Benissimo! Questo non facciamo da un po'? Molto dolcemente tornare. C'è un po' il gatto in piedi, just gonna do a bit of cat movements, standing cat movements. Inspiro testa su, in arco la schiena, espiro giù. I breathe in, I breathe out. Sediamo. Prossima volta riportiamo i tappeti e facciamo un rilassamento. So next time bring your mats and we'll do like a half laying down, half foot on the chair. Relaxation. Torsione, piccola torsione, very gentle twist. Tornare, cambio. Sentire il corpo, let's feel the body a second.
apriamo gli occhi, slowly open the eyes. Allora, rifacciamo queste che abbiamo fatto all'inizio. Let's do this one again. This one. But before we do it, ma prima di farlo, immaginare il corpo più elastico. So we're going to imagine the body much more elastic than it is. Il potere dell'immaginazione è quello che, come ci vediamo, influenza enormemente come il corpo. So how we see our body, how we imagine our body, influences enormously how it actually is. So let's just imagine our body is really flexible, even if you're like laughing at yourself, saying, anche se, non lo so, vi sembra assurdo che cioè, certe posizioni sono difficili, no? Però immaginiamoli, immaginiamoci più sciolti, più gomosi, ok? Quindi mani intrecciate dietro e giù, poco. E respirare. And breathing. Relax the head. Tornare spingendo con i piedi. Questo lo rifacciamo. Meno tirare e spingere, ok? So we're gonna do this again, but less like pulling and pushing, you know? Like I feel my feet, I feel sitting on the chair, my shoulders come forward, I'm connecting here with here, my hands are connecting to my feet, le mani si collegano ai piedi, i talloni si connettono alla testa, le spalle alle anche, e i polsi si connettono al collo, non lo so. Però sentire come già è diversa la posizione. E tornare. Questo è potente perché abbiamo in qualche modo sorpassato un vecchio schema che abbiamo nella nostra testa. Il corpo ha bisogno di essere allungato, stirato. Perché sennò i muscoli si compattano. So this is very interesting because somehow the brain has bypassed the usual circuits all the time. This is what we're doing all the time, but this is particularly interesting, this way of working. And it's important to do like sessions like today where we're really stretching our bodies because we need air, you know? It's like it just gets all a bit compact and a bit compressed. But when we add these sort of strange elements to it, then it becomes a whole other thing. Quando aggiungiamo questi elementi un po' particolari, diventa un'altra cosa poi tutta la pratica. Allora, ora. Facciamo un po' di Nadishodana. Questo l'abbiamo fatto da vedere tante volte, magari lo conoscete già. Indice medio insieme, così. Chiudiamo il destro. So it's our middle finger and index finger are closed down. These two fingers are closed. This space here is like this here. This area. Questa superficie qua di questi due insieme è come questo qua. E tocco al narice, è molto delicato. We just touch our nose very gently. Queste pratiche di respirazione sono molto importanti. So they're very important, these alternate breathing exercises. And well, anyway. So we breathe out on the right. On the left. Espiriamo a sinistra. Inspiriamo a sinistra. Espiriamo a destra. Inspiriamo a destra. Espiriamo a sinistra. E tutto il tempo sempre più fluido, sempre più silenzioso, sempre più dolce. It's the whole time more fluid, more kind, long, silent. So I just, anyway, breathe in. And out.
facciamo alcuni minuti così. We're just going to do a few minutes like this. Close your eyes, chiudiamo gli occhi, sentire il passaggio dell'aria. Just listening to the air that goes in and out. Piano ci sospendiamo e rimaniamo con l'attenzione tra le sopracciglia. So we're just going to slowly come to still and keep our attention in the middle of our forehead, middle of our eyebrow center. Recitiamo un om tra le sopracciglia, so we're just going to make an om between three oms here, very delicate ones, degli om molto dolci. Poi tre om al centro del cuore, three ohms in the center of our heart.
Quindi è curioso, no? Più lavoriamo fisicamente, portiamo la coscienza, la consapevolezza nel corpo, dopo questi esercizi già un po' più sottili abbiamo accesso a stati mentali molto più quiete. So it's very interesting to note that the more that we work, sometimes, the more that we work physically before bringing the awareness and consciousness into our body, the more afterwards with these more fine, more subtle exercises like Nadi Shodhana, the mind can really quieten and open up into these more vast spaces. Tutto qui. This is important. C'è chi lavora solo fisicamente e non facendo qualche esercizio sottile, alla fine non accede a questi spazi così quiete. Poi c'è chi anche fa solo questi esercizi quiete, non facendo la parte fisica, non ha questa in più. So, just saying that there are people that work really hard, they're really hard practice, and if you don't add like something fine and subtle at the end, then you miss all this, you see? Forse l'ho detto in italiano, mi confondo tantissimo. E quindi è così, se faccio solo esercizi sottili, meditazioni. Mi manca una parte del corpo che si attiva. Vabbè, l'abbiamo sentito, sono sapelle, we felt in our bodies, there's no need to carry on. So, thank you very much. We're coming towards the end of this month, July. Let's see what we do. Let me know what you think. Fammi sapere cosa ne pensate di luglio, magari faccio una volta a settimana, non lo so. Passate una giornata meravigliosa e... So have a great day and thanks for sharing this together. So, bye, ciao!